progettualità, ricerca, innovazione. Sono queste le tappe di questa corsa in macchina alla ricerca della grande bellezza. I am a passenger. Giro ce lo siamo fatti a una mostra che è un viaggio nel cuore sacro del mondo. Che ha visitato come Sahara, normalmente era visto un posto come non c'è scritto sulla mappa, no? È sorpreso della vita loro, esistenza della vita in quei luoghi, e lui ha pensato che cosa ha, cioè, di coraggio, nel senso, porta avanti la loro vita, cioè, che cosa è la loro forza, no? E quella era stata la cosa che gli ha attratto di fare queste fotografie. Nei luoghi molto difficili da vivere, nei quei luoghi lui ha saputo che le persone vivono grazie a Dio che gli fa vivere. E quello è la cosa che è importante. Quando c'è stato sulla torre di Mecca, avendo un timore, è come se stasse al luogo o riservato al Dio, o in quel momento ricorda molto fortemente. Ancora non è finito le serie di Ande, e la sincronizzazione e fusione della religione tra cristianesimo e la loro religione, lui continuerà. Paesaggio, ricerca e innovazione. L'economia della bellezza che crea sviluppo e lavoro è tutta racchiusa nell'articolo 9 della Costituzione italiana. È questo il tema di fondo dell'incontro La Grande Bellezza, organizzato dal movimento politico ecologista Green Italia. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. Noi abbiamo una cultura, un patrimonio culturale straordinario, una bellezza straordinaria. Questo paese è pieno di bellezza e questa città è il capolavoro che il mondo ci invidia. Credo che noi dovremmo riuscire a basare su questa bellezza e anche sul talento degli italiani, spingere più sulla ricerca, l'innovazione per poter uscire dalla crisi. La politica spesso ha fatto di tutto per svalutare la grande bellezza dell'Italia. Noi oggi in Europa siamo agli ultimi posti per investimenti in cultura, per investimenti in educazione, per investimenti in innovazione. Malgrado questo esiste una grande base di imprese, di associazioni, di esperienze economiche no profit che lavorano sulla bellezza, che riescono a dare lavoro grazie alla bellezza, che riescono a creare ricchezza grazie alla bellezza. Bisogna ripartire da qui. Valorizzazione, perché generalmente vuol dire costruire infrastrutture fisiche, no? Quindi rovinare in qualche modo il territorio. Io sono pienamente d'accordo con lui, perché quello che dobbiamo fare è costruire un'ospitalità con quello che c'è, e l'ICT, l'informatica, la tecnologia può aiutare tantissimo a farlo vivere ai turisti, quindi è sicuramente uno degli strumenti di valorizzazione che non rovina, insomma. Green Italia come il luogo dove
mettere a confronto le migliori pratiche di valorizzazione della cultura, della bellezza, del patrimonio artistico, dei parchi, dei musei, perché attraverso questo, attraverso anche l'innovazione e la ricerca scientifica, possiamo davvero pensare a un futuro migliore. Percentuali di riuscita basate su qualcosa di immediatamente concreto e verificabile non ne ho, ma la sensazione è che o sarà la green economy riuscita da questo sistema o si potrà forse uscire vagamente per un momento da una crisi, ma se non si cambia il paradigma sarà alle porte in qualche altra forma sicuramente. C'è una mancanza di capacità di pensare in modo strategico e in modo organico all'economia, all'innovazione digitale, al fatto che in qualche modo siamo arrivati a un momento in cui la ripresa, la crisi, la ripresa dalla crisi non avviene soltanto cercando di migliorare quello che già si sta facendo o quello che si sa fare, ma è necessario pensare a un cambiamento di modello abbastanza profondo, una trasformazione. E io credo che se le persone potessero scegliere, avendo dei dati seri, trasparenti e puliti, sceglierebbero sicuramente di spendere qualcosa per la green economy e non per trivellare, per tornare alle fossili, per tornare al nucleare, per fare delle cose che non hanno alcun senso. Siamo molto arrabbiati perché non è vero che chiediamo più soldi, noi chiediamo che vengano usati meglio, chiediamo che non sia aperto spazio alla speculazione, chiediamo che la burocrazia non sia un nemico. La sfida del terzo millennio è quella che ruota intorno alla parola ambiente, ruota la parola innovazione, ruota la parola green economy. Invece la nostra classe dirigente, la nostra classe politica è rimasta legata a ricette del passato che, come si vede, ci hanno portato alla crisi attuale. Infine, per mangiarci una cosa, siamo andati all'inaugurazione del più grande Risto Family d'Italia, Mucca Pazza. What a wonderful world. Guarda, questo è il numero 10, come abbiamo già ampiamente detto. Il segreto è fare delle portate, lavorare su 13 referenze, tutte molto buone, e dedicarsi soprattutto realmente in maniera molto seria alle famiglie e ai bambini. Un bambino mediamente a tavola sta circa 7-8 minuti, dopodiché corre a giocare. È seguito da delle animatrici molto qualificate e i genitori possono finalmente passare una serata in tranquillità con amici o con parenti o anche da soli. E stanno tranquilli che comunque i bambini sono assolutamente ben seguiti. E poi ci sono ovviamente un sacco di attività che noi facciamo per loro. Facciamo dei corsi di cucina, infatti abbiamo la vincitrice di MasterChef che è un'attenta testimonial. Facciamo corsi di cucina per bambini e genitori, facciamo l'educazione alimentare, facciamo dei giochi multimediali, abbiamo creato un avatar che è una novità importante. Facciamo davvero tanto per i bambini. Tiziana conosciamo tutti, la sua professionalità. Abbiamo cercato di parlare soprattutto anche della presentazione dei piatti, perché a volte anche un piatto molto semplice viene pagato anche soltanto dall'occhio. Noi cerchiamo di stare attento anche a quello. Io non vado nei ristoranti soprattutto con la mia famiglia, con mio marito e mia figlia, e cerco proprio ristoranti come questo, dei ristoranti dove si mangia bene, cibo di qualità, senza pretese da MasterChef o da ristorante stellato, con dei prezzi contenuti. E mia figlia oggi è sparita in un nanosecondo, cioè non abbiamo fatto in tempo ad arrivare che era già lì a giocare sulle liane, quindi questo per me è una gioia, anche perché consente poi di scambiare due parole in tranquillità con gli amici e di gustare un buon pezzo di carne alla griglia, una buona insalata, un'ottima pizza, e va bene, questo è il tipo di ristorante che cerco. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Cioccolato svizzero. Guarda, ho fatto una vita surreale. Se ripenso a tutto quello che è successo nell'ultimo anno, mi sembra quasi impossibile che sia successo a me. Ho cucinato nei ristoranti di tutta Italia, nei circoli più esclusivi,
ho presentato il mio libro in tantissimi posti, sono stata in tante trasmissioni, insomma veramente una vita molto piena, molto divertente.